A partire dalla notte del 9 novembre 1943 fino al 2 giugno 1944, Pontassieve subì 16 bombardamenti, 16 incursioni dell'aviazione alleata che videro impegnati 472 aerei e 929 tonnellate di esplosivo scaricate. Dopo il 9 novembre del 1943, Pontassieve fu bombardata il 12 e il 13 novembre, il 1 dicembre, poi il 17 e 18 gennaio 1944, il 16 febbraio, il 7 marzo, l'11 marzo, il 23 marzo, il 7 e il 10 aprile. Nell'ambito della strategia di liberazione da parte delle forze alleate, Pontassieve risultò un obiettivo di primaria importanza, in quanto attraversato dalla ferrovia Milano-Roma, asse fondamentale del sistema viario nord-sud, e dalla linea ferroviaria Firenze-Forlì, a cui era collegata la litoranea adriatica. Per gli alleati occorreva impedire o almeno ostacolare fortemente l'afflusso di rifornimenti e rinforzi all'occupante nazista verso la linea del fronte. Le bombe distrussero il 75% delle abitazioni civili e il 95% degli impianti industriali. Una delle due arcate del Ponte Mediceo crollò sotto una bomba. Nonostante la popolazione fosse sfollata nelle campagne circostanti, vi furono comunque 42 morti e centinaia di feriti. La notte del 1 dicembre 1943, una bomba colpì un rifugio improvvisato presso la fattoria dei Veroni, nel quale avevano trovato riparo 13 persone. Nessuno di loro rimase vivo.